Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Bentornati da Carlo Intini. I russi si stanno preparando ad una offensiva sul fronte di Siverchina, nel Kharkiv, Ucraina nordorientale. È quanto afferma Oleksandr Sirskij, comandante delle forze di terra ucraine. Le forze russe stanno spostando le Storm Z, le unità composte da ex detenuti e teste calde, formando compagnie d'assalto. La situazione operativa nell'est del paese rimane difficile con il nemico che attacca sui fronti di Kupiansk, Liman e Bakhmut. Un'offensiva elettorale, secondo Kiev, dettata dalle necessità di Mosca. Il 17 marzo, infatti, in Russia si vota per le presidenziali, con Putin a caccia di una nuova rielezione plebiscitaria. L'inverno sta rendendo particolarmente difficili le operazioni sul campo per i due eserciti. Come sottolinea l'intelligence britannica, la neve e le ore di luce ridotte peggiorano infatti le condizioni per i due eserciti. L'ondata di freddo, con temperature fino a meno 20, sta limitando le possibilità di manovra, così come la neve. Secondo gli analisti militari, la fine dell'offensiva ucraina ha dato respiro alle forze russe che, grazie all'alto numero di uomini, sono ora in grado di effettuare rotazioni pianificate. Mentre dagli Stati Uniti il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, sottolinea come gli aiuti americani all'Ucraina si sono interrotti in attesa che si sblocchi al Congresso il pacchetto promesso a Kiev, l'UE fa sapere che mancherà l'obiettivo annunciato di consegnare all'Ucraina 1 milione di munizioni d'artiglieria entro fine marzo. Nelle scorse ore era stato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky a rimarcare la difficile situazione pungendo i partner occidentali. I buchi nella nostra difesa aerea. Mi domando come i nostri partner occidentali possano dormire sonni tranquilli, sapendo di avere a disposizione dozzine di sistemi missilistici Patriot. Ed essendo consapevoli che basterebbe darne altri 7 all'Ucraina per evitare che i civili vengano uccisi a Kharkiv, Kherson, Odessa. Guerra e propaganda. Le canzoni russe sono scomparse dalle radio ucraine. È un dato fornito dall'ufficio del commissario per la tutela della lingua di Stato. Lo scorso mese, in un periodo campione di 2 giorni, le principali 14 emittenti nazionali hanno trasmesso 8.334 canzoni. Di queste il 67% erano in ucraino, il 32% erano occidentali. E per ora è tutto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.